Stiamo andando a far colazione a Sempronianu perché il nostro amico intelligentissimo ha deciso di prendere l'hotel a 12 km da Saturnia. Ovviamente non ci siamo neanche visti perché c'era nebbione e giustamente non si potevano muovere quando si fanno le cose col culo. Buongiorno! Adesso mi porti a far colazione, amore? Certo. E tanto per cambiare, qui piove. Guarda. Guardate! C'è una speranza di luce, ma c'è poco da fare, siamo veramente. La speranza se n'è andata appena adesso. Ah, non ve l'abbiamo detto! Prossima destinazione, dopo la colazione, dove andiamo, Perugia. amore? Andiamo a Perugia, indovinate, mio amore, dove mi porta domani mattina? Al giro della fabbrica della Perugina con degustazione di cioccolato. Cioccolato, 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 cioccolato. Ragazzi! C'è l'arcobaleno! Aspetta, eccolo! Un po' di luce! L'arcobaleno porta fortuna! Hai fatto il desiderio? Hai fatto, hai espresso il desiderio! Guarda! Vai lì alla ricerca della pentola d'oro! Bene, ci siamo rimessi in viaggio dopo aver fatto colazione in un paesino favoloso! Abbiamo trovato per sbaglio un bar aperto. Sempronianu, mi raccomando, se andate il bar sport spacca. E ora stiamo lasciando la Toscana con il sole, con l'arcobaleno che avete visto prima, e ce ne andiamo a Perugia. Ci aspettano un paio di orette di strade molto curvose, giusto come quelle di ieri, sperando di beccare un po' di tempo migliore. Si spera. Almeno però c'è il sole. Sembra molto meglio di ieri il tempo, al momento. Le ultime parole famose, vi terremo aggiornati. Ragazzi, siamo solo noi che abbiamo avuto la brillante idea di passare dall'altra parte della costa dell'Italia, superando gli Appennini, in una strada che Molto non film c'è, horror. fa film horror, ci siamo solo noi, da qui a Perugia, attraversando i monti in macchina. Yeah! Perché l'avventura a noi piace! Ah, tra l'altro ci serve anche un pettinaio, che è qui. Io spero che riusciamo ad uscire. No, c'è un trattore, c'è un contadino! Oddio, ci ucciderà! Amore, ci ucciderà. Facciamoci aspettare a mangiare. È quasi ora di pranzo. Siamo alla prima fattoria. Scusate, ho un po' di fame. Abbiamo tanta fame. Non dà fame. Eccolo, il contadino assassino. Segui quel contadino. Stiamo andando giù delle discese in folle, così risparmiamo la benzina, perché se rimaniamo senza benzina siamo fregati. Anche perché oggi è domenica, i GPL erano tutti chiusi. Benzinai ancora non li abbiamo trovati, speriamo di non dover chiamare aiuto di nuovo in the middle of nothing. Ragazzi, siamo in macchina da mezz'ora e il Google Maps ci dava fino a Perugia 114 km. Ho appena ricontrollato, mancano ancora 103 km, quindi vuol dire che abbiamo fatto 11 km in mezz'ora. Arriveremo per ora di cena a Perugia? Chi lo sa? Però guardate che bel paesaggio oggi. Bello. Secondo me arriva qualche cervo, qualche cinghiale che ci attraversa la strada. Sicuramente. Mamma mia, ieri sera abbiamo cenato a Saturnia, ci siamo sfondati di cinghiale, come se avessimo mangiato un cinghiale intero. Abbiamo preso l'antipasto di polenta con ragù bianco di cinghiale e lardo sopra. Una delizia! Poi abbiamo preso le pappardelle a ragù di cinghiale e i ravioloni toscani con dentro ricotta e ortiche e sopra altro ragù di cinghiale. Come secondo abbiamo preso il cos'era? Cinghiale, un
piatto gigante di cinghiale che lo chef si sentiva in colpa perché secondo lui ne ha messo poco, era tipo mezzo cinghiale in un piatto, e l'agnello alla borgogna, no, al al buglione, agnello al buglione, che era questo anello, agnello in umido con pomodoro e peperoncino. Non abbiamo finito, aspetta, contorno di patate arrosto, pane toscano con l'olio buono e dolce in fondo i cantucci che sono dei biscottini alle mandorle da inzuppare nel vin santo. Solo che tu li inzuppavi, lo mangiavi e sentivi questa cosa fortissima, e assaggiavi il vin santo e ti sembrava un succo. Rimarrà per sempre un mistero. Inzuppato, alcolicissimo, bevuto, quasi un succo. Boh. E ora dobbiamo girare a destra. Si va verso Sorano. Ci siamo trovati in un paese che si chiama... Adesso controllerò, però è praticamente la città del tartufo. Siamo in the middle of nothing. Siamo riusciti a far benzina, forse. Guardate che carino. Si fa benzina. Siamo a 700 metri sul livello del mare e adesso ho visto un cartello di un posto che si chiama La Tana del Lupo, giusto per fermarci per pranzare, anche perché ci aspettano altri 90 km fino a Perugia. E oh, guardate che moderni che sono qui! Yeah! Quanto sei carino! Si è freddo! È un po', siamo in montagna! Yeah. Senti, io adoro l'odore della benzina. Ma anche voi impazzite per l'odore della benzina? Io ne vengo assuefatta. Mamma mia. Dai, voglio trovare questa tana dell'orso, visto che mio amore impazzisce per il tartufo, città del tartufo, dovremmo trovare qualcosa. Castellazzara è la città del tartufo. E anzi, io direi anche la città delle api, perché non ho mai visto tante api car messe insieme come in questi 10 minuti di tragitto. Ci siamo fermati qua in un paesino sperduto per mangiare qualcosina, non abbiamo ancora scoperto come si chiama, però è bello. Aspetta, si chiama San Casciano dei Bagni. San Casciano dei Bagni, provincia di no, siamo in Toscana. In Toscana, ancora in Toscana, però va bene così. Andiamo all'avventura. Non ci stai con la testa? Ragazzi, abbiamo appena scoperto che siamo in provincia di Viterbo. Di nuovo in mezzo al nulla. Però abbiamo appena visto un allevamento di chianina. Buoi chianina. Quindi ci piacerebbe trovare qualcuno che ce la prepari. Però siamo di nuovo da soli. Nel nulla. Però ci piace. Questo viaggio all'avventura ci sta piacendo. Un on the road in mezzo agli Appennini. Consigliato ragazzi, fatelo. Aspetta, cos'è lì? Comunità Nuova Eden. Oddio, mi sa di macabro. Non credo. Ho paura che sia tipo qualche setta o qualcosa del genere. Ci sono quelli incappucciati. Non lo so. Però mi sta venendo fame, in realtà è da 2 ore che dico che ho fame, ma abbiamo trovato solo un ristorante nel tragitto, però era abbastanza costoso, tipo una cosa 5 stelle che per noi
Non ci piacciono le cose scicchettose. Ragazzi, siamo nella regione Lazio e in mezzo al nulla abbiamo trovato una cosa che ci ispirava, dove c'è un maneggio e c'è una trattoria. Ora andiamo a fare le pape, vediamo cosa c'è. Vi deve guidare e il danno tocca a me, sembra giusto, ma mi occuperò per deliziarvi durante il viaggio che procede da qui fino a Perugia. Stiamo andando in Camporella, mi suona familiare. Allora, anche oggi abbiamo mangiato del cinghiale. Questa vacanza la possiamo chiamare la vacanza con Jim, Coiz, il cinghiale. Ogni giorno stiamo aumentando le persone. Camporella. E Camporella, perché abbiamo scaricato una playlist dove c'è solo Coiz. Abbiamo mangiato solo cinghiale e siamo sempre in mezzo ai campi. Quindi guardate che bella strada, tra l'altro. Le riprese saranno molto mosse perché è tutto un... Oh, perdonemoi. Fa tutto... Oh, il guidatore è troppo concentrato. Io però sto morendo di caldo. Abbiamo un unico problema. Io e la mia anima gemella qui al mio fianco. Il caldo e il freddo. Il problema è che io ho sempre caldo e lui ha sempre freddo. Guardate cosa c'è in mezzo alla strada. Cos'è? Orsi. No. Dei cani cattiviti. Guarda, che carino. Ciao cagnolino. Sono cani da guardia delle pecorelle. Si mimetizzano. Occhio! Che bello che sei! Ti ruberei! Occhio! Chiudimi il finestrino, per favore. E ci sono dei cani giganti che non ci vogliono far passare. Vedono il pizzo. Tu chiudi il finestrino prima che mi salti addosso. Stanno chiedendo il pizzo anche alla macchina. Non ci volevano far passare. Hai visto che grandi e che cattivi? Minchia, si buttava davanti. Erano in 4 o 5. Uno era tenerissimo, gli altri erano stronzi. Cattivi, tra l'altro si sono incattiviti quando ho suonato il cazzo. Già, perché gli stai disturbando. Sì, perché si mette davanti, voglio che si toglie. Potevi caricarlo e ce lo portavamo a casa. Non era molto docile. Quella mia quella destra sì. Perché sapete, ti stava abbindolando, così gli altri da dietro ti arrivavano e ti sgozzavano. Sono malefici qui in provincia di Viterbo. Dicevamo, prima che arrivassero i cani, ho detto che il nostro unico problema è la gestione del caldo freddo. Come vedete, io sono in maniche corte e il mio amore è con la felpona. Lui ha freddo, io caldo. Lui accende il riscaldamento, io tiro giù il finestrino. Modo per convivere in pace. Vediamo se durante il tragitto troviamo degli altri animali incattiviti per strada, però guardate lì sotto quell'albero c'è qualcuno in camporella. Secondo me si sono fermati al nostro stesso agriturismo a pranzare, o stanno facendo a pennichella o qualcos'altro, sicuro. Ragazzi, sono le 4, noi siamo partiti da Saturnia alle 10 e mezza.
dovevano essere 2 ore e mezza di tragitto, però siamo a Perugia da circa mezz'ora, ma il nostro Google Maps continua a cambiare. Un attimo manca 1 chilometro, poi ne mancano 4, poi 2 chilometri, poi 7. Non si capisce un cazzo. Adesso ci sta facendo rifare la stessa strada. Speriamo di trovare l'hotel prima di cena. Tra l'altro abbiamo preso la camera in centro storico, quindi peccato che Perugia è un casino. Ma non ce la faremo. 3,3 chilometri alla destinazione. E intanto il mio amore sta per strippare. Di qualcosa gli amici, amore. Non ce la può fare. Possiamo dire di aver visto Perugia. Bom, prossima tappa. Guarda, se non avessimo prenotato l'albergo quasi quasi ti direi fanculo, proseguo.